Ecco. Bello, bravo. Allenamento, l'ultimo allenamento della settimana. Oggi è mercoledì, anzi è martedì, correggo. Partitella in famiglia dei giovanissimi. Si stanno preparando per la gara, per il bella torneo. Bella partita. Squadra grintosa, maschia al punto giusto e anche spunti tecnici interessanti. Il gol di Luca, una palombella al 7, dove non ho potuto fare assolutamente nulla, zio Ca. Purtroppo i ragazzi stanno crescendo tecnicamente, chissà di chi è il merito, tu che dici? È di mister. No, il mister non insegna niente, il mister è un asino, è un mercenario. Sono pronti per il torneo di San Benedetto? Sì, prontissimi, prontissimi, grande crescita, il rammarico è stato quello di aver subito un torto a livello di campionato, ma non fa niente, la vittoria morale è nostra. Squadra che ha fatto 60 punti, due sconfitte, dammi, vai via, due sconfitte, abbiamo fatto giocare tanti il 2003, siamo cresciuti da un punto di vista tecnico, da un punto di vista atletico, abbiamo fatto delle partite a livello veramente altissimo, peccato le due sconfitte con il Lanciano, squadra superiore, sicuramente di Rete! Rete, squadra sicuramente superiore alla nostra, ma le altre, Dio, cioè quello che ha fatto vedere il campo, eravamo superiori a tutte, compreso il Ripa, peccato quella ingiustizia che c'è stata sul campo nelle ultime due partite, sono cose che non devono accadere sui campi di calcio a livello di settore giovanile. Però purtroppo succede anche questo, noi dobbiamo essere superiori a queste cose perché i valori dello sport sono altri e non quelle cose che abbiamo visto sul campo. E non tanto per colpa del Ripa, per colpa dell'altra squadra, certe cose non si fanno, specialmente da una società di eccellenza. Bene, bene, allora arrivederci a venerdì. Venerdì con questo... Oh! Ai, grande! Ai! Hai ripreso pure il take su Malvone. Sì, sì. E poi aver schierato due attaccanti, Malvone e Mata, che in due hanno fatto, non so quanti gol hanno fatto, boom, non lo so. Una sessantina. Ah no, 65 e 66. Se poi calcoliamo che Malvone ci ha praticamente raggiunto. A Natale. A giusto. Natale. Occhio, Pitbull! Ecco. Oh, grande! Grande Pitbull! Grande Pitbull è un altro ragazzo che è cresciuto tanto. Sì, 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 guardate sì. I muscoli, sì, sì, 2003. Mi ricordo 2003. L'anno scorso, Michelino. E poi i gol che abbiamo realizzati, tutti di ottima fattura proprio. Con giocate da un punto di vista tecnico altissimo. Sì, guardate questo altro 2003. È maturato Federico Tucci, sì. Grandissimo, grande campionato. Nel ruolo non adatto alle sue caratteristiche, però è diventato un buon terzino sinistro di fascia che spinge, così come Ceroli sulla destra. Abbiamo fatto un buon centrocampo da un punto di vista tecnico, con una grande costruzione di gioco. La partita di Ripa e la partita di Miglianico restano le due partite da un punto di vista tattico uno spettacolo, una squadra compatta, squadra corta, gioco, palla a terra, sovrapposizioni, che cosa vuoi vedere di più? E correttezza. E soprattutto la correttezza di questa squadra che non si è mai macchiata di episodi, di espulsioni. E quindi questo è un altro merito di questa squadra che è cresciuta anche da un punto di vista caratteriale, da un punto di vista comportamentale. Non è facile fare 60 punti e due sole sconfitte. Ah! Vede. Ho distratto il mister, me ne scuso. Due sole sconfitte, poi le due sconfitte con il Lanciano, il primo e tre tempo, pareggi. Due pareggi il primo tempo. Due o tre mi pare, no? No, sì, il pareggio di Valle Aventino, un 4-4, dove lì purtroppo siamo caduti un po' nella trappola. Dell'arbitro e della società avversaria che hanno giocato
con correttezza e con grinta, appunto, e quindi recuperando 4 gol di passivo. Recuperando 4 gol, questa squadra ha dimostrato in due partite, recuperare 4 gol in trasferta dopo un 4-0 dimostra di avere anche carattere, di aver acquisito anche una certa personalità, perché non è semplice andare sui campi. E poi un aspetto che voglio rimarcare è stata la presenza degli allenatori. Bellissimo, bravo Fede, bravo! La grande presenza negli allenamenti, non ci siamo mai allenati sotto a 15, 18, 20 persone, sì, sì, la maggior parte sempre 22, 23, lasciare, sì, anche 3, 4 persone a, sì, casa. Sì, sì. Nonostante anche nel pieno inverno la neve, fuori, noi ci siamo allenati, fuori, sì, abbiamo una condizione fisica eccellente, la partita di Ripa lo dimostra, sì, dove Ripa era letteralmente scoppiato e noi il secondo, esatto, tempo li abbiamo recuperato anche lì 4 gol. E vero, poi l'ultima e poi concludo questa piccola chiacchierata, è la crescita del portiere Matteo, che nonostante diciamo che abbiamo affrontato squadre che non è che ci hanno impegnato tantissimo, perché la difesa è migliorata partita dopo partita anche come organizzazione difensiva, però quelle partite dove è stato impegnato ha fatto delle parate, sì, veramente di spessore, ha messo la sua firma di spessore, e questo dimostra la crescita di questo ragazzo che si è allenato col nostro preparatore, anzi voglio ringraziare il nostro preparatore dei portieri Aurelio, veramente bravo, anche con il secondo portiere e Danielino, che abbiamo fatto esordire, un ragazzo, esatto, degli esordienti, ma la grande crescita del 2003 di Luca Rulli, di Federico, di Nicolò, di tutti questi ragazzi che abbiamo impiegato, sì, di Enrico che ha fatto tantissimi gol, pure, sì, sì, una decina, 11 sì, gol, e tutti di ottima fattura. Grazie Zeca, sì, in bocca al lupo. E grazie soprattutto a te per la grande collaborazione, per la grande e competenza calcistica, per aver seguito questi ragazzi, e ti faccio un ringraziamento veramente grandioso, perché persone come te fanno bene al calcio e fanno bene soprattutto a loro, ai ragazzi, perché il calcio ha bisogno di queste persone che hanno un cuore grandissimo, una disponibilità eccezionale sotto tutti i punti di vista, e si è visto, e se abbiamo raggiunto questi risultati il merito è anche tuo, soprattutto tuo. Grazie mister, in bocca al lupo per sto torneo di San Benedetto.